Kiev distrugge i più importanti depositi di armi in Russia a 160 km da Mosca. Era il più grande e si pensava inviolabile stoccaggio di armi della Federazione. I più importanti depositi strategici delle forze armate russe sono andati distrutti la notte scorsa in uno dei più grandi attacchi sul territorio russo dall'inizio della guerra. La dinamica non è ancora chiara. Forse dei droni o, più probabilmente, velivoli più grandi ma senza pilota ucraini hanno centrato a Toropets, nel distretto di Tiver, 160 km a nord-ovest di Mosca, il più grande e si pensava inviolabile stoccaggio di armi della Federazione Russa. Si ritiene contenesse 30.000 tonnellate di esplosivo, munizioni, missili, razzi, mine, artiglieria vecchia e nuova, comprese quelle fornite dalla Corea del Nord, armi per aerei di guerra in Ucraina, accatastate in decine di bunker difesi da un alto muro di cinta. L'esplosione è stata di una violenza tale da provocare l'effetto di un terremoto, allertando i sismografi dei paesi scandinavi. La nube di fumo era visibile per chilometri e dai satelliti. I villaggi circostanti sono stati evacuati. Insomma, un colpo durissimo per Vladimir Putin. Non è ancora chiaro come sia stato possibile che i cieli russi siano stati violati per centinaia di chilometri, ben oltre il raggio d'azione degli Storm Shadow europei. Così la guerra si spinge dentro la Russia, già violata nel Kursk a inizio agosto, dove Kiev sostiene di aver fermato la controffensiva russa. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, continuano, invece, le operazioni offensive, e in una sola giornata gli ucraini avrebbero perso 400 militari tra morti e feriti. Mentre proseguono i bombardamenti sul territorio ucraino, massiccio è stato nella notte l'attacco su Zaporizhzhia, con due morti e feriti. L'allerta aerea è scattata in molte regioni, da Kharkiv a Sumy, a Kiev. Sull'altro fronte, quello russo, le difese aeree di Mosca intercettavano intanto decine di droni ucraini, senza vittime. L'Ucraina non si lascerà convincere a negoziare con la Russia, ha dichiarato Mykhailo Podolyak, uno dei più stretti consiglieri del presidente ucraino Zelensky. In 2 anni e mezzo, ha aggiunto, le previsioni su una rapida occupazione dell'Ucraina non si sono avverate e il nemico non sarà in grado di realizzarle.